Abbiamo passato adesso il controllo della polizia spagnola. Buongiorno e bentrovati. Iniziamo questo viaggio in Marocco in autunno. Stiamo lasciando la rocca di Gibilterra alle mie spalle, di fronte alle montagne di Tangeri. Il controllo di entrata in Marocco si fa già sul ferry. Andiamo verso l'uscita, dovrebbe esserci ancora un controllo doganale. Passiamo sotto uno scanner. I controlli di frontiera sono abbastanza veloci, tutto sommato. Ho però voluto dichiarare il drone nella speranza di avere permesso di usarlo, invece è stato requisito, me lo ridaranno al ritorno. Prima parte del viaggio in Marocco è dedicata alla costa atlantica del nord. Tiziana, sei contenta di essere in Marocco, vero? Certo. Appena arrivati in campeggio ad Asila, abbiamo già un amico. Qui in Asila troviamo la chiesa di San Bartolomeo, che è aperta al culto dei cristiani, che in realtà sono pochi. Il tempo è grigio, non fa caldo. Adesso andiamo a visitare la vecchia Medina. La città ha un passato sia portoghese che di dominazione spagnola. Nel 1968 diversi artisti hanno iniziato a decorare con dei murales questa Medina. Recente del 2022. Non dà giustizia a questa bella Medina affacciata sull'oceano. Curiosità, oltre ai caratteri latini e l'alfabeto arabo, viene anche usato l'alfabeto berbero. L'interno di questo palazzo ospita una galleria di arte contemporanea. Là non c'ero mai stato, una città molto pulita, non riconosco i venditori di tutte le cose in quanto non assalgono il turista nel modo più assoluto, nel senso che nessun commerciante cerca di vendere qualcosa a tutti i costi. Non è Marocco questo. Ed eccoci nella parte moderna. Di tutte le misure e tutti i prezzi, da 1,50 euro a 12 euro. Buongiorno al nuovo giorno. Per chi non è mai stato in Marocco con il camper, vi faccio dare un'occhiata a quello che è un camping marocchino. Qua c'è il lato olandese alla mia sinistra, noi ci siamo piazzati nel lato tedesco, siamo gli unici italiani. Il campeggio non ha gli standard europei, però è più che dignitoso con tutti i servizi, docce, carico e scarico per i camper. Il costo è di 70 dirham al giorno, quindi circa 6,50 euro. Stamattina ci spostiamo di una quarantina di chilometri sulla statale verso Larash, un poco più a sud. C'è pochissimo traffico e pochissima gente. Ecco l'oceano di Larash. In tutta la costa atlantica del nord c'è stato un dominio sia spagnolo che portoghese a fasi alterne dal Medioevo in avanti. Ci troviamo nella centrale Piazza della Liberazione, ex Piazza di Spagna. Andiamo a fare un giro nella Medina.
presto, il mercato si sta animando adesso. Merci! Il bianco e il blu sono dominanti. Passaggio chiuso. Questa potrebbe essere un'antica casa padronale in stile andaluso con il suo patio, il ritratto del re onnipresente. Andiamo a far visita al mercato coperto. Qua vendono delle ostriche gigantesche e anche i persebes. Combien le prix d'une huître? 15 dirham. Compriamo un po' di olive. Il prezzo è ridicolo, sono 18 dirham al chilo, quindi 1,60 euro circa. Chokran, un poco di spesa, i pomodori costano 6 dirham, 50 centesimi al chilo. Allora, abbiamo fatto 4 kg di verdure miste, zucchini, pomodori, eccetera, 2 kg di olive, totale spesa 60 dirham, circa 5 euro e mezzo. Non è più il Marocco di una volta. Traffico ordinato, nessuno suona. Ci spostiamo ancora a sud in direzione di Moulay Bouselham e la sua laguna. Peccato che al pomeriggio si alza la nebbia, c'è questa duna bellissima. Ci rimettiamo in marcia, un po' delusi dalla laguna che abbiamo visto poco fa. Forse il maltempo è complice. Stiamo percorrendo una provinciale che a dir poco è disastrata. Siamo in direzione di Kenitra. È un paesaggio rurale, vengono usati tantissimo ancora i carri trainati da muli o cavalli. Purtroppo c'è tanto disordine e abbandono. L'uscita di scuola, i bambini ci salutano. E tutto a un tratto la provinciale è così. Stiamo per arrivare a Kenitra, soluzione notte a Kenitra. Siamo a Kenitra stamattina. La direzione è Rabat, vicino 40 km. Iniziamo quindi la visita delle città imperiali. Rabat è la capitale, non economica ma politica, dove risiede il re. Guarda che bei semafori. A differenza della zona rurale, della campagna abbastanza disordinata, qua vediamo che Nitra è una città pulita ed ordinata. Ci siamo fermati a prendere il caffè da Anas, che ha una macchina a caffè piazzata su un berlingo con pannello solare e batteria 12 volt qua. Incredibile l'inventiva dei marocchini. Pausa caffè andata. Sabato mattina la periferia di Rabat, tutto scorre ordinato. La torre, che è il monumento più importante della città, è alta 44 metri. Questo è il mausoleo, cioè la tomba dei due re defunti. È chiusa, non è visitabile, l'avevamo vista nel 2012, qualcosa di davvero imponente e sfarzoso all'interno. Ancora chiuso per via del Covid. Ad ovest del mausoleo è stato creato questo parco, c'è un nuovo teatro che è quello e si intravede il ponte che unisce le città di Rabat dove siamo e di Saleh da dove siamo arrivati. Spostiamo verso il centro città e il Palazzo Reale. Nel retrovisore è la persona che ci ha dato il permesso per entrare. Siamo all'interno della tenuta reale. Bene, ci siamo parcheggiati
nel parcheggio della moschea all'interno della tenuta reale. Non pensavo di riuscire ad entrarci, ma sono stati gentili. Adesso dobbiamo cercare di farci invitare a pranzo dal re. Continuiamo il giro. Ci hanno fatto notare che non si può oltrepassare la linea del marciapiede. Quindi è visitabile solo dall'esterno il palazzo. Adesso ci spostiamo per la visita della Kasbah degli Udaya, che è fronte mare. Il mio percepito è quello del livello delle migliori capitali europee, ovviamente con la sua architettura. Al di là di queste grandiose mura si estende la Medina, quindi la parte antica della città. Il nome esatto è Kasbah les Udaya, risale al 1100 la sua costruzione. Questi ragazzi mi hanno chiesto la foto. Ecco la foto, sono incredibili. Ed eccoci all'interno. Entriamo in Medina. Banchetto dei polli freschi. Veri canarini marocchini. Guarda lì qua. La via centrale della Medina è un pochino più viva. Tiziana ha voglia di un dolce. In questa macina vengono messe mandorle, olio di argan e viene fuori una specie di pasta di arachidi da spalmare sul pane. Panino tipico, uova e carne. Un buon teino alla menta. Sabato pomeriggio c'è il mondo in giro, compresa la venditrice di acqua. Qua su porcellane varie passo a riprendere Tiziana domani. Taxi bot da Rabat a Salé, dall'altra parte del fiume. Dopo la visita della capitale, il nostro itinerario prevede di andare all'interno per visitare le altre città imperiali, Meknes e Fes. Questo nel prossimo video. Ciao!